Omnibus è il nome del nuovo servizio di mobilità sociale a chiamata promosso dalla città metropolitana di Reggio Calabria, che sarà attivato nel periodo estivo, destinato per la prima fase sperimentale alle aree territoriali della Grecanica e dell'Aspromonte Tirrenico. L'intervento è inserito nell'ambito del progetto Aspromonte in città, finanziato dal PNRR Missione 5, con circa 2,5 milioni di euro, compresi i mezzi da acquistare. Il servizio è stato illustrato a Palazzo Alvaro nel corso di un incontro tecnico dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, dal vice sindaco con delega ai trasporti Carmelo Versace, dal dirigente del settore viabilità Pietro Foti e rappresentanti della società Bit Consulting, che si sono occupati della piattaforma informatica a supporto del servizio. Presenti inoltre i rappresentanti dei comuni interessati dal servizio: la Regione Calabria, rappresentata da Giuseppe Pavone, l'azienda del trasporto ATAM, che avrà un ruolo cardine nell'esecuzione del servizio, con l'amministratore delegato Giuseppe Basile, e il forum del terzo settore. Tra le finalità del servizio, quella di sviluppare una rete di trasporto pubblico più capillare, rispondendo ai fabbisogni di mobilità delle aree meno collegate, creando anche maggiori connessioni nel tessuto sociale ed economico. Una mobilità sociale, ma anche l'idea di una città metropolitana che deve essere collegata, in particolare rispetto a quelle che sono le aree interne che sono a maggior rischio di isolamento. Quindi favorire una mobilità più efficiente per chi si sposta quotidianamente per motivi di lavoro, per motivi di salute, ma anche per favorire spostamenti per svago, per cultura, per sport, per turismo. È un impegno che fin dall'inizio come città metropolitana abbiamo portato avanti, ma che naturalmente rilancia un ulteriore impegno e un ulteriore obiettivo. Ecco perché ragionando di mobilità integrata, ragionando di come collegare i nostri comuni verso la città, naturalmente noi dobbiamo rilanciare su un sistema di trasporti viario più efficiente, su un ammodernamento della rete ferroviaria, su un sistema di collegamenti anche nei confronti dei porti e degli aeroporti che ci sono sul nostro territorio. Altrimenti il rischio è quello di un maggiore isolamento e non è l'obiettivo che ci siamo posti come città metropolitana. Un importante progetto che finalmente oggi prende avvio nella sua concretezza all'interno del progetto più grande che è quello di Aspromonte in città, progetto che viene finanziato con i fondi del PNRR di oltre 118 milioni di euro, che entra nel vivo e che dovrebbe partire dopo una fase di sperimentazione da qui a giugno con il 1° di luglio. Sarà un progetto che servirà a collegare ancora di più quelli che sono i centri periferici della nostra città metropolitana, le aree SNAI nello specifico, l'area Grecanica e l'area del Tirreno, e dovrà essere da supporto ad integrare quello che già è il servizio pubblico che viene offerto proprio per migliorare quella penetrazione con i nostri territori che spesso e volentieri vengono appunto un po' lasciati ai margini della nostra città metropolitana. Un progetto innovativo che segue a quello di qualche anno fa del Chiamabus, che era un po' diverso rispetto a come nasceva, oggi un servizio completamente innovativo che guarda al futuro e soprattutto molto tecnologico, ma che guarda soprattutto alla disabilità, a coloro che non vivono della tecnologia alla propria quotidianità, ma che sicuramente potranno finalmente vivere anche momenti di svago e non soltanto appunto di necessità.